Il Crotone sbanca il picco e lo fa per la prima volta nella sua storia, battendo a domicilio lo Spezia, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Stojan. Terza vittoria fuori casa della stagione per gli uomini di mister Juric. Il penalty è stato procurato da Ricci, cross intercettato con la mano da parte di un difensore spezzino, dopo che lo stesso attaccante crotonese si era liberato d'astuzia sulla fascia mettendo a sedere due avversari. Sul finire del primo tempo Cordaz compie un vero e proprio miracolo sul colpo di testa di Terzi. Poi ancora Ricci protagonista che sfiora il raddoppio sugli sviluppi di un calcio piazzato. La ripresa si apre di nuovo con Ricci per il colosso di testa su cross dalla sinistra da parte di Martella, palla di poco fuori. Gli squali non soffrono più di tanto e controllano bene il match, rischiando pochissimo. Al 90esimo Clayton ha la palla del 2-0, ma il suo colpo di testa sfiora di poco la traversa. Con questo successo i pitagorici si portano ad un punto dal Cagliari, impegnato oggi a Brescia, e distanziano di tre lunghezze il Bari, che gioca a Como. Se qualcuno vuole continuare a parlare di salvezza, che lo faccia pure. Per quanto ci riguarda, ieri al picco si è vista l'opera una squadra tonica, quadrata, decisamente compatta e per niente timorosa. Rossa, sempre più somigliante dal punto di vista caratteriale al proprio allenatore. Se qualcuno aveva dubbi su questa prestazione, in virtù del match di Coppa Italia in casa del Milan di martedì prossimo, è stato smentito dalla squadra, che a questo punto non si può più nascondere. Il campionato ha la priorità assoluta, ma nulla transige che non si possa provare a sbancare anche San Siro. Sarebbe l'apoteosi. Del resto il Milan di Mihajlovic c'è ancora alla ricerca di un'identità, mentre il Crotone non finisce più di stupire. Mister Juric, complimenti, una vittoria da grande squadra, avete trovato subito il gol e poi avete amministrato senza correre grandi rischi dietro. Direi che l'analisi è giusta, penso che abbiamo rischiato veramente poco togliendo solo calci piazzati, i ragazzi sono stati sempre attenti, concentrati, attaccanti hanno corso tanto, non prendendo mai buchi dietro, abbiamo fatto una partita come dovevamo, abbiamo avuto anche qualche palla per andare su 2-0, però anche così va benissimo. Ecco, state prendendo coscienza dei vostri mezzi, ormai non si può più parlare di sorpresa per una squadra che ha 31 punti. Ma noi dobbiamo rimanere molto umili, perché la linea di successo e insuccesso è sottile. E se i miei ragazzi si credono un po' di più di quello che sono, troveremo grande difficoltà. Invece se rimangono così umili, affrontiamo ogni squadra al massimo, vediamo dove possiamo arrivare. I tifosi del Genoa guardano con grande interesse la Serie B, non tanto perché ci sono Entella e Spezia, ma perché ci sono due allenatori come Ivan Juric e Davide Nicola, che stanno facendo molto bene nelle loro squadre. Penso che Davide fa bene, però comunque lui deve vincere il campionato con la squadra che ha. Io ho un po' meno pressione perché posso lavorare bene con giovani, poi quello che viene, viene. Non è arrivata quella di Carlo, anzi il pubblico era dalla parte di Bielizza, c'è stato anche uno striscione eloquente. Sono contento per Nenad, perché è croato come me, penso che ha fatto un grande lavoro, però sono anche amico di Carlo, che è un allenatore che ha fatto 10 anni di Serie A, che è un grande allenatore, sicuramente ha tempo per fare grandi cose a Spezia. Grazie mister, prego. Complimenti. Grazie. Ma sicuramente cosa non mi è piaciuto, lo dico subito, troppi passaggi in orizzontale, un po' di timore nel primo tempo, timorosi nel primo tempo, e quindi bisogna giocare un po' più in verticale, bisogna servire le punte un po' meglio come le abbiamo servite oggi, perché tutti hanno corso, tutti hanno lottato, però alla fine non abbiamo fatto neanche un gol, nonostante abbia avuto molte occasioni per poter pareggiare la partita e anche provare a vincerla dopo. E quello che mi è piaciuto invece è l'atteggiamento della squadra e la voglia di lottare fino al 95esimo di tutto il gruppo, perché da queste cose qui, se ci sono, si può lavorare anche attraverso quello che sono le caratteristiche di questa squadra, che con l'atteggiamento e con lo spirito di squadra così alto, allora puoi anche andare a correggere quelle situazioni che, come ho detto prima, di giocare un pochino più in verticale che in orizzontale. Ma dopo 3 giorni è difficile anche dare, diciamo, il 100% di situazioni anche a livello offensivo. Ti ripeto, il primo tempo sono stati timorosi, questo sì, però quel timore viene anche da magari dal periodo che è questo qui. Però quel timore lì non è che ci ha permesso al Crotone di attaccarci oppure di subire il Crotone, perché noi il Crotone non l'abbiamo mai subito, l'abbiamo sempre attaccato, l'abbiamo sempre cercato di giocare sia in ampiezza sia in profondità, e questa è la cosa che dobbiamo migliorare sicuramente, perché l'ampiezza va cercata quando loro sono stretti e la profondità va cercata quando loro sono un po' più aperti. Invece noi abbiamo fatto troppo poco questo e abbiamo giocato solo in orizzontale e abbiamo permesso al Crotone di fare il proprio gioco nella fase difensiva. Sotto questo aspetto qui c'è da lavorare, e sicuramente con il rientro di Calaiò,
di Cadellani, qualche soluzione in più si ha, però oggi devo dire che la squadra ha lottato fino al 95esimo ed è un secondo tempo che si deve ripartire da quel secondo tempo fatto. Ecco, il pensiero dei tifosi è che la colpa fosse però più dei giocatori che di Nenad Bjelica. È apparso anche uno striscione a favore del tecnico croato questa sera. Ma lui qui ha fatto grandi cose, cioè, nulla da dire al lavoro fatto in quest'anno e mezzo da Bjelica, però ai giocatori le posso dire che erano dispiaciuti quanto magari l'allenatore, quanto la società e quanto i tifosi. Oggi però c'è uno Spezia nuovo, c'è un allenatore nuovo, cercherò di fare in modo di provare a cambiare questo trend che soprattutto del gioco orizzontale, soprattutto dell'atteggiamento, che già oggi l'atteggiamento è cambiato, adesso bisogna cambiare il gioco in orizzontale, che bisogna farlo diventare un pochino più in verticale.